Gioielli del passato, grandi club, bolidi da gara provenienti da tutta Europa, case automobilistiche, grandi nomi del motorsport internazionale sono protagonisti di Automotore Tro e Automoto Racing, che animano il Lingotto Fiera e l'Oval di Torino fino a domenica 1 maggio, con il patrocinio e il sostegno del Consiglio regionale del Piemonte. Per l'occasione sono state esposte nel cortile di Palazzo Lascaris vetture storiche e iconiche, tra queste la Lancia Delta Integrale, detentrice di 5 titoli mondiali, e la Fiat 2008 Torpedo Reale, protagonista della Coppa Cobram, nella nota pellicola Fantozzi contro tutti. Sono molto contento perché, nonostante le altre fiere in Europa abbiano avuto delle difficoltà di spazi, noi siamo riusciti a mantenere tutti gli spazi sia interni sia esterni, quindi sono molto molto soddisfatto. Un appuntamento da non perdere, dedicato a tutti gli appassionati dei veicoli d'epoca, la cui presentazione si è tenuta a Palazzo Lascaris, che segna la ripartenza tanto attesa per l'intero comparto fieristico legato al mondo dell'auto, dopo la pausa di un anno a causa della pandemia. Sono 1200 espositori. Nelle ultime edizioni avevamo superato i 70.000 visitatori nei 4 giorni. Il giro d'affari, non so dire le quantità numericamente, però è sempre stato notevole. E la sensazione è che stiano cercando di recuperare il tempo perso.